Circa 5 milioni di euro sono a disposizione della Regione Abruzzo per aggiornare tecnologicamente i treni e per aumentare il numero delle biciclette che sarà possibile portare nelle carrozze, risorse che consentiranno di valorizzare appieno l'iniziativa Trabocchi Line. Infatti, fino al 13 settembre, sarà possibile raggiungere comodamente le splendide spiagge della Costa dei Trabocchi, spingersi lungo l'intero percorso della pista ciclopedonale che scorre adiacente al tracciato ferroviario, per godere di una vista mozzafiato sui trabocchi di San Vito e Fossa Cesia, sui faraglioni di Ortona, sulla riserva naturale di Punta Derci e sui promontori di Punta di Acquabella e Punta Ferruccio. Si tratta di una nuova idea di viaggio, leisure, di Trenitalia Abruzzo, gruppo Ferrovie dello Stato Italiane e Regione Abruzzo, committente finanziatrice dei servizi ferroviari regionali. Fino a 20 corse giornaliere di andata e ritorno, tutte green, che collegano direttamente le tre stazioni di Pescara, Centrale, Porta Nuova e Tribunale, a quelle di questo successivo tratto della costa adriatica abruzzese. Trabocchi Line è stata presentata a Pescara in regione dal sottosegretario alla presidenza della giunta regionale Umberto D'Annunzis, dall'assessore al turismo Mauro Febbo, dal direttore del Dipartimento Infrastrutture e Trasporti della regione Emidio Primavera e dal direttore regionale di Trenitalia Marco Trotta.